io potrei chiederle mille cose, ma lei, lei sa già tutto di cosa stiamo. E devo citare anche che lei è, ha dei ruoli nello Science Po, lasciamo perdere. Allora, la coesione sociale, detto così, è una cosa che. Che succede? Grazie. Che cos'è? Sì, le muovo io, se sono. Perché si è preparato le slide? Sì, ho delle. Allora inutile faccia domande, ascoltiamolo e parla, tranquillo. Allora mi alzo, se non vi dispiace, cerco di essere breve per rispetto delle persone che hanno ascoltato tanto e manterrò il mio intervento in tempi molto brevi. Coesione sociale, io sono, è da un periodo che sono ossessionato con un'idea che è quella della maggioranza invisibile, che è quella dell'idea di descrivere all'interno del nostro paese delle persone delle quali non si parla mai e che guarda caso rappresentano la maggior parte degli italiani. Per cercare di definire che cos'è questa maggioranza invisibile, cercherò di darvi quattro punti velocissimi e ne salterò uno perché purtroppo non abbiamo il tempo di discuterlo. Il primo punto fondamentale è che cos'è la maggioranza invisibile, chi sono queste persone. Bene, la maggioranza invisibile è costituita da 25 milioni di persone, 20 sono italiani, che comprendono i precari, i NEET, le persone che non lavorano e non si formano più, i disoccupati, scusate, i pensionati sotto i 1000 euro e anche i migranti, che sono delle popolazioni che spesso non vengono considerate. Che cosa hanno in comune queste persone oggi nell'Italia del XXI secolo e nell'Europa del XXI secolo? Queste persone hanno in comune una fortissima marginalizzazione a livello socio-economico e molto spesso, tranne che nel caso dei pensionati sotto i 1000 euro, delle condizioni lavorative estremamente precarie quando anche non hanno un lavoro, come nel caso dei disoccupati e dei NEET. Come si è venuta a creare questa maggioranza invisibile? Purtroppo non posso raccontarvi questa storia, ma si è venuta a creare a seguito di una grande trasformazione che è figlia di quattro processi che menzionerò solamente. Il primo è la finanziarizzazione progressiva dell'economia che ha drenato risorse dal settore industriale verso quello finanziario. La seconda è quella di un'Unione Europea, come è stato più volte evocato oggi, che è stata costruita senza tenere conto dell'idea di solidarietà e di politica comune, ma semplicemente un'idea economica senza nessun meccanismo di aggiustamento. Il terribile peso dello Stato sociale, uno Stato sociale squilibratissimo del quale non bisogna avere paura di parlare. Oggi in Italia c'è questo dibattito fortissimo sulle pensioni, dovremmo avere il coraggio di dire che l'Italia spende il 57% della spesa sociale per le pensioni e un terzo di questa spesa sociale va solamente a 2 milioni di persone, mentre invece spendiamo la metà dei paesi europei normali nelle politiche per il lavoro e per la famiglia. Perché ci deve interessare questa maggioranza invisibile? Beh, io sono diversi anni che discuto di questo tema, ma pare che finalmente le elezioni regionali inizino a dare rilevanza a quello che io ho detto per molti anni, perché questa gente ha smesso di votare. Questa gente ha smesso di votare. E finiamo di credere che la gente non va a votare perché non ha un'opinione. Smonto questo aneddoto molto rapidamente: elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, il tasso di partecipazione è meno basso in Calabria rispetto all'Emilia-Romagna. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Io sono calabrese, quindi c'è una disaffezione forte verso la politica che dipende da delle ragioni sociali dei quali i politici se ne fregano. E la dimostrazione del fatto è che i politici vengono molto spesso a questi meeting, parlano, discutono di cose generali e poi se ne vanno, perché la comprensione reale del paese è complessa, sfugge e spesso non interessa. Ma i risultati sono questi, sono un progressivo allontanamento di queste persone dal voto. L'altro punto però interessante, perché ci interessa, è che questa potenziale maggioranza invisibile o coalizione di persone, mettetela come volete, hanno tutte un interesse comune, che è un interesse comune che è anche l'interesse di molti imprenditori. E qua dirò una cosa che potrebbe sembrare assurda: questo interesse è l'interesse alla redistribuzione. Il problema principale di questo paese e di molti altri paesi dell'Europa mediterranea è che i consumi sono crollati. Non si fa impresa, non si va da nessuna parte se non c'è coesione sociale, se non si reintegrano all'interno del consumo queste persone che oggi sono sempre più escluse. E vengo all'ultimo punto. Che cosa dovremmo fare per queste persone? Prima sentivo il ministro che diceva: beh, se non si smontano alcune delle regole che sono state costruite a livello europeo, non riusciremo a farlo. C'è del vero.
ma ci sono due punti fondamentali. Il primo è un punto interno ed è un punto di allocazione delle risorse. Oggi la spesa pubblica italiana è allocata non solo in maniera inefficiente, come amano dire gli economisti, perché non copre i rischi sociali principali e non investe, non scommette sul futuro del paese, ma anche perché non copre i principali rischi sociali. In questo paese, ancora oggi, parliamo di Jobs Act, parliamo di riforme del lavoro, non esiste un ammortizzatore universale che copra tutte le persone che si trovino in condizioni di disoccupazione, di precarietà sul mercato del lavoro. Questa è qualcosa che dovrebbe farci profondamente riflettere e farci discutere in maniera più avanzata su politiche come il reddito minimo, che in Italia sembra quasi una bestemmia e poi esiste in tutti i paesi europei ed è una politica normalissima di prevenzione della povertà. Ultimo punto, cosa dovremmo fare? Il primo ve l'ho detto e ne ho sempre parlato, il ribilanciamento della spesa sociale, che è quello che si potrebbe fare in Italia combattendo la resistenza di fuochi da più campi. Sono spessi stati i campi anche delle imprese di Confindustria che non ha aiutato le riforme del paese, ma sono stati spessi anche i sindacati in questo paese, è stata spessissimo anche la politica a difendere gli interessi di pochi, e questi pochi sono minoritari e meno produttivi all'interno del paese. Questo è quello che interessa a un giovane imprenditore o un imprenditore in generale. La difesa di questi interessi minoritari ci sta portando a picco per difendere il benessere di poche persone che non solo approfittano del sistema, ma sono anche profondamente improduttive. E l'ultimo punto lo voglio dedicare alla discussione europea, poi ho chiuso, è velocissimo. Allora, questo è, abbiamo parlato molto di austerità, qualche numero, semplicissimo. Questo è il debito consolidato di tutti i paesi europei insieme. Guardate che cosa è successo da quando abbiamo cominciato ad applicare delle politiche di austerità. Cioè ci viene detto, stringiamo la cinghia per ridurre il debito, noi stringiamo la cinghia e invece il debito aumenta. Guardiamo a un altro caso del quale si parla moltissimo, questo è il caso greco, guardate qui, questo è il debito della Grecia, un debito molto alto, guardate che cosa succede quando si applicano le politiche di austerità. E guardate l'ultimo paradosso, su questo vi lascio e chiudo, il debito aumenta, riguardate bene questa slide, il debito sale, ma la spesa pubblica viene abbattuta, e spesa pubblica abbattuta significa taglio del 40% della sanità, taglio delle pensioni minime e altro. Fino a quando la politica italiana, e non solo a parole, non avrà il coraggio di andare a Bruxelles e discutere di queste cose in maniera seria, allora avremo perso contro gli argomenti semplici e che ignorano il problema di chi vuole dire usciamo dall'euro. Perché oggi la vera sfida è questa, se crediamo nell'Europa, la vera sfida è avere la capacità di invertire queste politiche. Ma non è affatto, guardate che oggi chi ci governa, anche in questo paese e in tanti altri paesi, pur dicendosi socialdemocratico, è complice di un sistema che ha sfavorito e continua a sfavorire la maggioranza degli italiani. E su questo ho concluso. Grazie, Emanuele Faragine.